Agus Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paloagus.it. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Greta Sport, buonasera dalla Paladante di Sestu per assistere al turno di Coppa Italia, la terza giornata tra il Città di Sestu e la Leonardo, un derby che per soprattutto il Città di Sestu ha l'obbligo di vincere. Ha l'obbligo di vincere perché? Perché la Leo in questo momento sarebbe in vantaggio dopo la vittoria ampia contro l'Ossi. Alla Città di Sestu ovviamente interessa anche la Coppa Italia per poi approdare eventualmente alla Final Four. Stavamo parlando con Gigi Asquer, uno dei grandi assenti di questa sfida, sta recuperando, si è allenato prima della partita con il resto del gruppo, un lavoro ovviamente differenziato, un lavoro a parte, reduce da una brutta frattura ad un piede, si recupera piano piano. Gigi, innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti. E ti chiedo subito una battuta, si recupera piano piano, ma quanto ti manca il campo, quanto si soffre da fuori? Si soffre tantissimo, ogni partita è una sofferenza, io sono con la squadra, la seguo tutti i giorni e mi rendo conto che è difficile stare fuori, però piano piano adesso sto recuperando le forze e penso che nel giro di 2 settimane col rientro dalla sosta di poter scendere in campo, di dare il mio contributo. Ne parlavo nell'apertura, per voi diventa fondamentale vincere, per voi è importante vincere, è un vostro obiettivo anche perché poi potrebbe aprire la porta per la Final Four, che tu l'hai vissuta sia col Cagliari, l'hai vissuta col Sestu, è una vetrina e comunque un impegno importante e soprattutto una cavalcata entusiasmante diventerebbe. Beh, un impegno importantissimo, una vetrina importantissima perché poi alla fine ti confronti con grandissime realtà, con grandissimi squadroni ed è un'esperienza sempre bella da vivere. Io l'ho già fatta con altre squadre, col Sestu abbiamo vinto anche la Coppa Italia di Serie B, quindi non c'è palcoscenico più bello che la Final Four. Sabato siete reduci da una sconfitta un po' particolare, una partita stradominata, persa agli ultimi 20 secondi, tu l'hai vista da fuori, l'hai vissuta da fuori, ti chiedo, comunque l'ambiente del Sestu è sereno, come state vivendo questo momento? Perché il gioco c'è, mancano forse i risultati. Sì, diciamo che siamo stati un po' sfortunati, non è la prima volta che ci capita anche col Milano, vincendo 6-2 alla fine sono riusciti a pareggiare, stiamo perdendo dei punti importanti per strada, però la squadra sta giocando e quindi questo diciamo che non ci impensierisce più di tanto, è ovvio che i 3 punti contano e pesano tantissimo. Io ringrazio Gigi Asquer, lo mandiamo naturalmente in tribuna a seguire la propria squadra, a soffrire per la propria squadra. Io invece restituisco la linea alla regia, riprenderemo subito dopo, sempre in presa diretta, per raccontarvi, naturalmente sperando di farvi divertire, questa terza giornata della Coppa Italia di Serie A2 di Futsal. Paolo Agus, Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paloagus.it. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di primo ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale.
Ancora in diretta dalla Paladante di Sesto per assistere a questa terza giornata della Coppa Italia tra Città di Sesto e la Leonardo. Va in scena nel triangolare numero 2 un'altra sfida, un altro derby naturalmente, dove le tre formazioni impegnate erano appunto Città di Sesto, Leonardo e Ossi. L'Ossi che è stato sconfitto sia dalla Città di Sesto per 4-1 che dalla Leonardo per 10-0, per cui Città di Sesto che oggi e anche Leonardo naturalmente dovranno cercare la vittoria per superare il turno e poi cercare di arrivare ai gironi, vincere il girone, i raggruppamenti per eventualmente andare alla Final Four, che è l'appuntamento come detto in precedenza con Gigi Asquare. Un appuntamento importante per la formazione sestese alla quale tiene particolarmente. Buona serata da Alessandro Carta, da Mattia Bullita al mio fianco, alla parte tecnica Andrea Farris. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Città di Sesto che parte con Roberto Rani tra i pali, con la maglia numero 1, con la maglia numero 4 De Murtas, con la maglia numero 2 Podda, con la maglia numero 9 Lai, con la maglia numero 10 Capitan Tidu. Risponde il Città di Sesto che parte con Ezzi tra i pali, con la maglia numero 19 il pivot è Alexandre Dall'Onder, con la maglia numero 12 i due laterali sono Ozian e Luca Ruggiu rispettivamente, con la maglia numero 10 e la maglia numero 17 il centrale difensivo è Giacomo Ruzzu con la maglia numero 6. 0-0 naturalmente il risultato, un minuto trascorso in questo primo tempo. De Murtas giù la palla, Tidu la palla in parallela per Poda, mette giù la palla il mancino ex Villa Speciosa, ancora Tidu la palla in profondità per Lai, anticipato ancora Lai che cerca di entrare in possesso del pallone, non vi riesce, giro palla ancora del Città di Sesto con Luca Ruggiu, Città di Sesto che indossa la classica maglia bianca a strisce rosso-blu con richiami sulle spalle, su una spalla rossa, su una spalla blu, pantaloncino rosso e calzettone bianco. Questo è la divisa della Città di Sesto. Risponde la Leonardo con una maglia gialla con richiami neri, pantaloncini e calze nere. Invece questo è il completo della formazione allenata da Luca Cata. Adesso Podda cerca di vincere il contrasto con Ruzzu che alleggerisce all'indietro verso Ezzi, ancora Ozian autore di un gran gol anche sabato scorso nella sconfitta per 3-2 rimediata dalla Città di Sesto in casa. Adesso Roberto Rani fa sfilare la sfera in rimessa dalla fondo, la rimette subito in gioco verso Lai, movimento di Lai in profondità anche di Podda, poi Ruzzu interviene sul pallone, Lai con la sinistro, la prima conclusione di Alessio Lai, l'ex giocatore della Gemini Pirri, giocatore che proviene dal calcio come il compagno di squadra con la maglia numero 11 Jacopo Ugas, di giocatore nato e cresciuto calcisticamente a Monastira, ha giocato anche con la maglia della Palma Cagliari, prima esperienza per questi due giocatori in forza alla Leonardo allenata da mister Cata. Adesso parte Lai, cerca la penetrazione, cerca di superare Ozian, non ci riesce, giro palla della Leo, ancora Podda col sinistro all'indietro per Marco Tidu, si libera De Murtas, il movimento del giocatore nuorese, adesso c'è l'errore di Tidu, non riesce a servire il compagno di squadra, adesso Luca Ruggiu col destro, c'è la deviazione di De Murtas che stava per sorprendere l'estremo difensore Roberto Rani, palla deviata comunque in calcio d'angolo, si ripartirà ancora con la battuta affidata a Giacomo Ruzzu, il pallonetto dall'Onder ma c'è il blocco di Ruggiu sull'Ai, calcio e punizione in favore della Leonardo, secondo fallo commesso dalla formazione padrona di casa. Adesso Podda viene pressato da Ozian, le finte di Ozian, ancora Ozian scarica per dall'Onder col sinistro, una sassata che termina al lato della porta difesa da Roberto Rani. De Murtas porta palla lui all'interno del verniciato, poi sbaglia là il tocco centrale, parte Ruzzu, cerca la conclusione, poi viene fermato ancora da Tidu che alleggerisce per Podda, sbaglia il controllo Michele Podda, si porta la palla direttamente in fallo laterale, arriva Luca Ruggiu alla conclusione, ribattuta l'ultima deviazione del numero 17 rosso-blu,
palla che così termina in foro laterale per l'Alleo, già rimessa in gioco De Murta, si aggancia e addomestica molto bene il pallone, poi c'è il servizio di Lai, però recupera la palla a Ruffine che calcia dalla distanza, non ci pensa due volte il capitano della Città di Sesto appena entrato in campo. Palla che però termina sul fondo, ancora Orani. Lai scarica per De Murtas, il pallone giocato in parallela, deviato ancora da Ozian. Fuori dall'onder, dentro Ganzetti, il controllo sbagliato di Lai. Palla che scivola così in foro laterale, si riparte ancora con Ruffine, il pallone in profondità è preciso per Ganzetti, le finte ma viene pressato e poi raddoppiato da prima De Murtas, poi Tidu, però sbaglia Tidu, il pallone giocato centralmente, anticipato il numero 9 Lai dall'avversario, vale a dire Angelo Caso, adesso si accentra Ganzetti, prova il destro, non trova la deviazione, palla che trova il giro sbagliato, trova il giro verso l'esterno della porta difesa da Roberto Orani e termina così sul fondo, è lo stesso numero 1 giallo-nero pronto alla rimessa in gioco già effettuata per De Murtas, si abbassa Podda, riceve ancora Tidu che scarica ancora su Podda, palla in profondità di testa solo in anticipo su De Murtas. Ancora Leonardo, il giro palla solo contro De Murtas, adesso Podda non riesce a controllare, palla che termina così in foro laterale, ancora Ruffine, Angelo Casu scarica e poi va a ricevere in profondità, non riceve perché c'è Ganzetti in presso palla, ancora per Soro, il tocco timido di Soro ma palla recuperata ancora dalla Leo, adesso Lai, c'è il contatto con Soro, calcio di punizione in favore della Leo, fallo numero 3 di questo primo tempo, 15 minuti 51 secondi al termine della prima frazione di gioco, 0-0 ancora il parziale. Al mio fianco Mattia Bullita. Mattia, una partita, come ha detto Gigi Asquer, alla quale voi tenete moltissimo, alla quale il Città di Sesto tiene molto per cercare di staccare il primo pass per i gironi, cercando poi ovviamente l'obiettivo finale è quello della Final Four. Ha detto bene Gigi, l'obiettivo della società è ripetere il cammino dell'anno scorso, quello fatto in Coppa, ovviamente l'anno scorso era una situazione leggermente diversa, una fase diversa perché dipendeva molto dal campionato, mentre quest'anno la divisione ha deciso di fare una competizione a parte. Giusto crederci, giusto andare avanti, anche perché è stata un'esperienza importante quella dell'anno scorso fatta in casa del Maritime Augusta, società che adesso è massima serie, tra l'altro è prima in classifica. E poi serve anche per far rodare un bel po' l'italiano, comunque quelli che hanno meno spazio durante il campionato, e anche per scolarsi di dosso un po' le tossine dell'ultima gara con Asti. Ancora 0-0, 15:32 sul cronometro al termine. Adesso palla tra le linee, Ugas lo scarico, pallone ancora in profondità, la chiama Roberto Ezzi. Palla recuperata dal numero 19 della formazione padrona di casa, adesso Ruffine cerca di saltare là, l'ultimo tocco è del numero 9 giallo-nero. Rimessa subito in gioco, Casu per Soro, ancora Ruffine, il controllo. Ganzetti porta palla lui, viene fermato da Ugas in foro laterale. Ripartire subito Ugas, la scivolata poi di Soro, l'ultimo tocco è del numero 11 giallo-nero. Ancora Soro, prova il destro ribattuto, può ripartire così De Murtas uno contro uno con Ruffine che lo ferma, poi sbaglia ancora il tocco Alessio Lai, palla recuperata subito dalla Città di Sesto. Leonardo che deve rinunciare a tanti giocatori per questa sfida, due su tutti Fabio Perdiche e Davison non in perfette condizioni. Tidu
Adesso là il lancio Peruga smette giù la sfera, ma viene anticipato ancora da Rufine. Casu gira per Ganzetti, spalla la porta, ancora Casu, prova il sinistro, la risposta ancora di Orani. Casu giro palla ancora per il Città di Sesta, il pallonetto ancora a Casu al volo di sinistro, ancora Orani, il tocco di Lai intercettato da Ganzetti, già rimesso in gioco da Tidu, Orani all'interno del verniciato, giro palla ancora della Leo, adesso Tidu in profondità per Poda, l'aggancio di Poda, prova il sinistro, palla che lì rimbalza davanti, palla che termina così sul fondo. Dentro di nuovo Ozian, Ruggiu e Ruzzu per il Città di Sesto insieme a Ganzetti ed Ezzi, questo il quintetto di mister Mario Mura. Adesso il pallonetto ancora Ruzzu di testa, alleggerisce all'indietro per Roberto Ezzi che rimette subito in movimento il numero 6 rosso-blu che scarica per Ruggiu, il controllo di Ganzetti, Ganzetti però sbaglia il tocco. Di prima intenzione Lai verso Ugas, palla deviata da Ganzetti, adesso dentro dall'Onder, la fisicità del numero 12. Orani con la destra, un lancio lungo, Ugas non riesce ad intervenire sul pallone, c'è il contatto con Ruggiu, non è così secondo il direttore di gara. Ancora palla dentro dall'Onder, a spalle alla porta, arriva Ruggiu, lo scarico, la pisata di Dall'Onder per Ruggiu col sinistro, il suo piede buono non riesce ad inquadrare la porta. Ricordiamo anche i direttori di gara che sono il signor Stefano Pani della sezione di Oristano, il signor Carlo Casu della sezione di Sassari, il crono e Michele Desogus della sezione di Cagliari, quindi ampiamente coperta la Sardegna per questo turno di Coppa Italia per quanto riguarda ovviamente la direzione di gara. Ancora Ozian, uno dei più positivi anche sabato scorso contro Asti. Ruzzu di spalle scarica all'indietro, ancora per Luca Ruggiu, la finta poi di Ruzzu sul passaggio di Dall'Onder, adesso l'imbucata in diagonale di Ozian, ma capisce tutto Ugas che riparte, palla al piede, il dribbling, troppo dribbling, c'è l'intervento di Ruzzu in chiusura difensiva. Ancora Ugas, protegge lui il pallone, cerca di saltare Luca Ruggiu ma lo ferma il numero 17 ex Basilea, ex Cagliari Calcio a 5, che adesso allarga su Ozian uno contro uno con Poda, palla imbucata centralmente per Dall'Onder che si gira, ancora Roberto Orani si distende in tuffo, non sembra aver perso lo smalto migliore il portiere classe 1974. Nonostante nella passata stagione qualche problema fisico lo abbia limitato. Ancora Ozian, le finte di Ozian, è Tidu che lo affronta e lo ferma in fallo laterale. Fallo laterale ancora per il Città di Sesto. Ancora Ruggiu dalla distanza e ancora l'esito è simile a quello precedente, palla abbondantemente al lato della porta difesa dall'estremo difensore Roberto Orani che adesso rimette subito in movimento Ugas, il controllo si accentra, Ugas prova il destro smorzato, sporcato da Ruggiu in ripiegamento difensivo. Ancora palla deviata da Tidu in fallo laterale, Ozian, c'è libero Ruzzu, palla in profondità verso Dall'Onder, sbaglia però Ozian il tocco. Michele Poda che si abbassa e riceve, adesso De Murtas
può giocare in profondità, lo fa in questo momento, lancio lungo, poi c'è il pallone recuperato ancora da Jacopo Ugas, il secondo pallonetto, il terzo pallonetto, arriva poi Luca Ruggio che lo chiude in fase difensiva, calcio d'angolo. Adesso Podda col sinistro, palla ribattuta ancora da Londer in fallo laterale. Adesso De Murtas vince lui il rimpallo, c'è libero Ugas, l'assist di De Murtas, palla intercettata ancora da Ruggio in fallo laterale. Podda giro palla, Tidu, il movimento di Ugas, palla in profondità, la stoppa Ugas, viene fermato molto bene da Ozian, poi Ruggio che mantiene il posto di palla all'indietro, ancora Perezzi, lancio lungo da Londer, si gira, ha smorzato il pallone da Podda che in maniera intelligente non cerca il pallone, temporeggia e basta, cercando di non far girare o di non far calciare con facilità Alexandre da Londer. Ancora da Londer, spalla la porta Ozian. Ancora la conclusione dalla distanza, la risposta ancora di Onani. Adesso palla intercettata da Marco Tidu sul calcio d'angolo battuto da Ruggio, anzi da Ruzzu. Adesso è Ruggio con la sinistra, palla ancora ribattuta da Ugas. Bel duello tra Mancini, Luca Ruggio da una parte, Jacopo Ugas dall'altro. Ancora pallone dentro da Londer, la sponda per Ozian, le finte, il sinistro di Ozian, palla sull'esterno della rete. Adesso De Murtas va in profondità, è lui che stoppa, controlla e gioca all'indietro, ancora per Lai, poi Ugas, ancora Ugas, il tocco di Ruggio, c'è il fallo ed è il quarto fallo per il Città di Sestu. Ugas col destro, adesso Ruffino in anticipo su De Murtas, lo scarico verso Ruggio, ancora Ozian, pallone all'indietro, Ruffino, arriva a rimorchio il capitano della Città di Sestu, poi Ozian pressato ancora da Ugas, giro palla ancora della Città di Sestu, sempre Ozian, posizione centrale, cerca l'imbucata, palla ancora intercettata, poi arriva Roberto Ezzi che è con il tocco morbido, serve Ruggio, giro palla ancora Ruffine, cerca il destro, palla deviata, la deviazione doppia, l'ultima è quella di Roberto Rani, ancora in calcio d'angolo. Adesso Ruffine da Londer, la tocca di testa, prolunga la traiettoria, non ci può arrivare Luca Ruggio. Adesso Podda calcia lontano in fallo laterale da Londer, è lei che cerca il pallone, palla calciata da Londer col destro che scivola via alla destra della porta difesa da Roberto Rani. Ancora Rami, è lui che chiama lo schema per l'uscita dalla pressing, adesso Tidu, il lancio di Podda verso Lai, Ezzi aspetta la palla all'interno del proprio verniciato, la fa sua, rimette subito in movimento capitano Ruffine, poi da Londer di prima intenzione verso Soro, palla calciata con intelligenza e con forza ma palla troppo larga che termina così in fallo laterale, già rimessa in gioco, ancora Ruffine in anticipo su De Murtas, poi Soro, ma De Murtas caparbiamente rientra ancora sul pallone, è lui che mantiene il posto palla, poi palla deviata ancora da Londer, palla che termina così in fallo laterale.
8 minuti 20 secondi, ancora 0-0, ancora De Murtas che aggancia molto bene il pallone, fa girare ancora per là in parallela verso Michele Poda, l'ultima deviazione di Dall'Onder, ancora palla in fallo laterale. Ancora Tidu, De Murtas di prima intenzione per Poda che arriva in corsa, potrebbe provare il sinistro, invece arriva Dall'Onder. L'ultimo tocco è di Poda, Dall'Onder li fa carambolare la sfera sui piedi. Ancora Ezzi. Ruffine, Dall'Onder mette giù la sfera col petto, poi la addomestica col sinistro, ancora pallone all'indietro per capitano Ruffine, poi Soro sbaglia il tocco. Soro reduce da uno sfortunato infortunio ai legamenti del ginocchio, nella passata stagione non ha giocato praticamente mai. Un giocatore però di prospettiva che nel calcio comunque ha giocato ad ottimi livelli. Adesso il quinto fallo fischiato alla Città di Sesto, il fallo di Dall'Onder per la trattenuta su Lai, mentre che aspettava l'arrivo del pallone. Ancora Poda, lo scarico per Tidu in parallela verso Lai, Lai col destro prova la conclusione sul primo palo. In ritardo Angelo Casu, in ritardo probabilmente Ganzetti nella chiusura. Quindi campo aperto per Lai che prova la conclusione che termina però sul fondo. Si riparte, ancora Ruffine cerca e trova a Casu il controllo Ganzetti. Mentre nel Città di Sesto ricordiamo che a parte Asquer che abbiamo intervistato anche nel pre-gara è rimasto fuori oggi anche Di Gao. Ruffine uno contro uno con Poda, tanti anni di differenza tra i due giocatori, Michele Poda classe 2000 ed era Ruffine invece classe 82, quindi effettivamente l'esperienza da una parte e la gioventù dall'altra in quel duello. De Murtas, Tidu, ancora Poda. Guardiamo, Poda è stato convocato in nazionale under 19, ha già fatto più di un raduno, giocatore che a livello giovanile fa effettivamente la differenza, deve ancora dimostrare, ancora crescere, ma ha tutto il tempo e le qualità per farlo anche con i grandi. Ancora Ruffine libera il sinistro, palla deviata, ancora Orani preso in controtempo, smanaccia la palla. Palla che termina in calcio d'angolo, pallone messo in mezzo sul secondo palo, si dimenticano tutti i Ganzetti. Per fortuna della Leo, Ganzetti non riesce ad intervenire in scivolata, palla che scivola in fallo laterale, già sprecato però dalla formazione allenata da Luca Catta. Ancora palla dentro per Ganzetti, spalla alla porta, si gira Ganzetti, arriva De Murtas, poi Ruffine dalla distanza, non ci pensa due volte, prova la conclusione e invece adesso arriva il time out chiesto dal tecnico Luca Catta. Noi ci fermiamo per qualche secondo, abbiamo qualche spot pubblicitario, riprenderemo subito dopo. Paolo Agus, Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paoloagus.it. Si rientra in campo, fischia il direttore di gara,
Ripresa del gioco affidata ancora a Orani. Ugas, poi Tidu di prima intenzione, va in profondità. Lai, palla giocata in profondità da De Murtas, ma non sulla stessa linea del numero 9 Lai. Soro, giro palla ancora a Ruffine. Ganzetti uno contro uno con Tidu, lo ferma Tidu, ma Ganzetti passa poi la conclusione, solleva la sfera. Solleva la sfera sulla conclusione e Orani con la sua onestà, con la sua ovviamente esperienza, ha detto al direttore di gara: ho toccato io la palla, e calcio d'angolo, non rimessa dal fondo. Quindi ennesimo intervento di Roberto Orani a salvare il risultato, che a 5:34 dalla termine, ancora fermo sullo 0-0. Adesso c'è l'intervento di Ganzetti su Tidu, rimane a terra Tidu, colpito dalla destra di Ganzetti. ...5:30 alla termine, il pallonetto Casu al volo col sinistro, palla che termina sul fondo, ancora Lai, capitan Tidu, lo scarico per Ugas, adesso Ugas dentro per Lai, la mette giù Lai, arriva ancora Ugas a rimorchio, Ugas col sinistro, non c'entra l'obiettivo. Prima potrei aver detto una inesattezza, perché Ugas penso che sia destro, anche se poi calcia con entrambi i piedi. Luca Ruggio sicuramente mancino, Ugas dovrebbe essere destro, anche se non si capisce bene perché calcia con entrambi i piedi. Ancora Ruffine, scarica per Soro, palla dentro, Ganzetti spalla la porta, ancora lo scarico per Ruffine, Soro tra le linee, cerca il dribbling, viene fermato ancora Ugas, parte lui con la destra, palla dalla parte opposta, intercettata ancora da Ruffine, il sinistro di Ruffine, per fortuna della Leo e di Roberto Orani sulla traiettoria c'era ben appostato Alessio Lai, che spedisce la palla in fa laterale, anzi in calcio d'angolo. Pallonetto, palla dentro, Ganzetti di testa, adesso Ugas, il pallonetto di Ugas, ancora la giocata, arriva Soro che protegge il pallone, protegge soprattutto l'uscita di Roberto Ezzi, gesto d'intesa tra Ugas e Soro, palla giocata da Ezzi, adesso Ganzetti con la sinistra, ancora Orani col corpo spedisce la palla in calcio d'angolo. Il destro di Soro, palla che tocca il palo alla sinistra di Roberto Orani. Palo esterno con la palla che termina in rimessa dalla fondo. Adesso Lai di prima intenzione, ancora Soro di testa. Spedisce in fallo laterale. Fuori Soro e Ganzetti, dentro Ozian e Giacomo Ruzzu. Ancora Orani, Ugas, palla in profondità per Lai, pallone che rimane in capo, lo recupera Angelo Casu, poi c'è il fallo di De Murtas, calcio in punizione in favore del Città di Sesto, già battuto, ancora Ozian dalla parte opposta per Ruzzu. Ancora palla centralmente recuperata da Ugas, può ripartire così la Leo. Sono 4 contro 2, Ugas per De Murtas, pallone troppo lungo, De Murtas non riesce nel controllo. Adesso Ruffine, 3 minuti e 45 alla termine, ancora 0-0 in questo derby della terza giornata della Coppa Italia. Ozian mette a sedere il diretto avversario, poi palla dentro in diagonale, Orani ancora recupera Ugas, uno contro uno con Ruffine, c'è il raddoppio di Ruzzu. Adesso Lai, ancora palla per Ugas, palla dentro di Ugas per Lai, arriva ancora Ugas con l'attacco, poi si gira Ugas, perde il tempo, perde anche l'impatto col pallone, Ruzzu viene fermato da Tidu,
c'è il fallo di Ruzzu e si andrà al tiro libero dai 10 metri. In assenza di Alessio Ezzi sul punto di battuta si porta il numero 11 Jacopo Ugas. Ugas con la destro contro Ezzi, parte Ugas con la destro, la traversa, dice il no alla conclusione del numero 11 giallo-nero. Si riparte ancora con la Città di Sesto in possesso palla. Ancora Dall'Onder spalle alla porta, c'è il colpo di tacco, l'ultimo tocco è dello stesso Dall'Onder. Adesso palla dentro, giocata per Ugas, spalle alla porta, si gira Ugas, mantiene lui il posto palla, palla sempre attaccata ai piedi, lo scarico per Lai, pallone di ritorno, Ugas lo mantiene in campo, la giocata poi di Ugas, pallone che termina comunque in rimessa dal fondo. Ancora palla dentro Dall'Onder, spalle alla porta, si gira ancora Lai che intercetta la conclusione. Adesso Lugas, Ugas scusate, va a cercare il pallone, poi l'assist di Lai ancora per Ugas, Ezzi di testa esce molto bene dalla propria area di rigore. Ancora pallone giocato in profondità verso De Murtas, c'è l'anticipo di Luca Ruggiu, poi De Murtas tocca ancora il pallone, Tidu lo spedisce lontano in foro laterale nella zona centrale del campo, già rimessa in gioco Ruggiu per Ruzzu, ancora lo scambio, poi Ruggiu perde palla, parte Tidu con la palla tra i piedi, si ferma affrontato e pressato da Ozian. Adesso De Murtas, ancora De Murtas, lo scarico dietro per Lai che però sbaglia il tocco sullo stesso De Murtas, poi Ruzzu, la conclusione, c'è la traversa colpita dal numero 6 rosso-blu, palla che termina poi in foro laterale, già rimessa in gioco da Tidu, palla in parallela, Poda non riesce a mantenere il pallone in campo. Adesso Dall'Onder, le finte, spalle la porta, può scaricare, lo fa in questo momento per Ruggiu, poi Ruzzu con la destro, la carambola, Roberto Rani si salva sul doppio tocco, l'ultimo con la schiena, palla che scivola via a fianco al palo della porta, difesa dal veterano numero 1 della Leonardo. Adesso ripartenza della Leo con De Murtas, tocco per Poda che però si dimentica il pallone dietro, arriva Ozian a mille all'ora, recupera la sfera, alleggerisce per Ezzi ma rimette subito in movimento Ozian, poi Dall'Onder, ancora Ozian, posizione centrale, Ruggiu si gira con il pallone sul sinistro, ancora Dall'Onder, la sponda, poi Ozian, arriva a rimorchio, uno contro uno, la finta, la conclusione, la deviazione ancora di Dall'Onder, sotto misura un po' fortuita ma che termina ancora in rimessa dal fondo. Rimane a terra Alessio Lai, forse in debito di ossigeno perché anche prima stava facendo fatica, si vedeva nel respirare, nello sforzo fisico, ha giocato tanti minuti in questo primo tempo.
si rialza Lai, va in panchina, entra Ugas al suo posto, adesso tiro di prima intenzione, il tocco laterale dove però Ugas non era presente perché era più in profondità. Ozian arriva, Ruggiu la palla verso Dall'Onder che anticipa Tidu. C'è una differenza fisica tra i due giocatori, naturalmente ha la meglio sicuramente Alexandre Dall'Onder nel duello fisico. Palla calciata però che termina ancora sul fondo. Lai già rientrato in campo, adesso c'è il contatto tra Ruggiu e Podda, ma viene ammonito Podda probabilmente per simulazione. Per onore di cronaca, da qui non possiamo vedere naturalmente quello che vedono i direttori di gara da pochi centimetri, ma una simulazione così su un contatto comunque ravvicinato e dare comunque una ammonizione ci sembra un po' eccessivo. Poi forse la simulazione c'era anche, ma non stiamo qui a giudicare naturalmente l'operato dei direttori di gara. 47 secondi alla termine, fallo laterale per il Città di Sesto, ancora Ozian. Le finte di Ozian, cerca di liberare il sinistro, invece serve poi Luca Ruggiu, palla dentro per Dall'Onder con l'attacco, poi arriva Podda, è lui che recupera palla, esce Alessio Lai, pallone tra i piedi, ancora Podda, il pallonetto per Lai, Lai ancora con l'attacco da Ozian, si ritrova il pallone sui piedi, in corsa, l'ultima deviazione è la sua, palla che termina in calcio d'angolo. Ultimi 30 secondi, anzi 29 secondi di questo primo tempo, adesso palla verso Podda, il controllo all'indietro ancora per De Murtas scarica per Orani, di prima intenzione Orani calcia a lungo, Ezzi chiama la sfera, la fa sua, poi la rimette in gioco per Dall'Onder, la sponda di prima intenzione di Dall'Onder dalla parte opposta per Ozian, il controllo di Luca Ruggiu, ma sbaglia anche questa giocata il numero 17 rosso-blu, palla che termina così ancora in rimessa dal fondo. Ultimi 10 secondi, Lai palla dentro verso De Murtas, palla più che altro giocata in profondità, adesso fallo laterale per il Città di Sestu. Ruggiu fa girare verso Ozian, 2 secondi, Ozian cerca l'uno contro uno, la conclusione, palla che scivola poi sul fondo, ma terminano qui i primi 20 minuti di questo primo tempo valevole per la terza giornata della Coppa Italia tra Città di Sestu e la Leonardo con il parziale di 0-0. Noi adesso andiamo in pausa pubblicitaria, Lina alla regia e poi subito dopo riprendiamo per la presa diretta dei secondi 20 minuti. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ancora in diretta dalla Paladante di Sestu per assistere alla seconda frazione di gioco tra il Città di Sestu e la Leonardo per il terzo turno della Coppa Italia. Ricordiamo che
completava il raggruppamento a tre la formazione dell'Ossi di mister Loriga, che ha perso 4-1 contro il Città di Sestu a Ossi, 10-0 contro la Leonardo qui a Cagliari, al Palacconi di Cagliari, risultato ovviamente ampio. Ossi che non sta attraversando poi un periodo particolarmente brillante in questa fase di stagione, quindi la vincente di questa sfida approderà al girone, che poi la vincente del girone successivo darà ovviamente l'accesso alla Final Four per la Coppa Italia. Diamo subito un'occhiata alle formazioni. Città di Sestu che schiera ancora Ezzi tra i pali, Rufine, Ozian, Ruggiu e Dall'Onder. Risponde invece la Leonardo con Cossu, che ha preso il posto di Roberto Rani tra i pali, con la maglia numero 12, con la maglia numero 2 Podda, con la maglia numero 4 De Murtas, con la maglia numero 9 Lai, con la maglia numero 10 Capitan Tito. Ancora Dall'Onder per Ozian, il sinistro di Ozian che sblocca subito il risultato. In questa ripresa sono passati appena 20 secondi e il Città di Sestu si porta in vantaggio. Città di Sestu che parte subito con l'artiglieria pesante in questo secondo tempo, con Rufine, Ozian, Dall'Onder e Luca Ruggiu in quintetto, che sblocca subito il risultato. Quindi Città di Sestu 1, Leonardo 0, sfida naturalmente apertissima, anche perché la Leonardo nel primo tempo non ha certo sfigurato o demeritato. Adesso Lai, c'è l'opposizione ancora di Ozian che col fisico si frappone tra lui e il pallone che scivola in rimessa laterale, Lai che invece si ferma sul posto. Adesso la conclusione di Dall'Onder, ecco, su controllo addirittura col petto all'interno della propria area di rigore. Dall'Onder ha cercato di sorprendere l'estremo difensore della Leonardo. Adesso l'intervento in anticipo del numero 17 Ruggiu, ancora Città di Sestu. Dall'Onder, Ruggiu con la testa, pallone che rimane là, poi c'è il fallo, gioco pericoloso fischiato ai danni del numero 17 rosso blu. Ancora pallone lungo, Tidu con la testa, poi con la sinistra, lo mette giù, viene spostato fisicamente dall'intervento di Ruggiu, tutto regolare secondo il direttore di gara. Ancora Ozian, Rufine di prima intenzione per Dall'Onder, la sponda ancora per il capitano Sestese, la palla dentro ancora per Ozian, raddoppiato da De Murtas e Podda, ma arriva anche Ruggiu, l'ultimo tocco è di un giocatore della Leonardo, palla che termina così ancora in fallo laterale. La conclusione ancora di Dall'Onder, Cossu dice di no, poi lo scarico di Ozian ancora per Dall'Onder che prova la conclusione ancora dalla distanza, palla che termina così ancora in fallo laterale. Già rimesso in movimento il pallone, ancora Rufine di prima intenzione per Ozian, uno contro uno con Podda, si accentra Ozian, le finte di Ozian con la sinistra, ancora Ozian che manda la palla vicino ancora all'incrocio dei pali della porta difesa da Cossu, che rimane fermo a guardare. Adesso Rufine, palla forte all'interno dell'area di rigore, troppo forte, Dall'Onder non può intervenire, palla che così termina dalla parte opposta. Ancora in fallo laterale, lancio lungo ancora Lai, il controllo pressato da Ozian, c'è l'intervento di Ozian su Lai, calcio di punizione in favore della formazione ospite, primo fallo fischiato ai danni del Città di Sestu. Podda con lo sinistro, il pareggio della Leonardo con Podda dalla distanza che supera Ezzi a fin di palo. Tutto di nuovo in discussione, tutto
risistemato 1-1 tra Città di Sesto e Leonardo, con il gol messo a segno da Ozian dopo 30 secondi. La risposta al secondo minuto ad opera di Michele Podda con un sinistro dalla distanza che ha sorpreso Roberto Ezzi sul primo palo. Riparte Lai, ancora Lai, va lui, viene fermato ancora da Ruffine, c'è libero Tidu, lo scarico ancora per De Murtas, pallone di ritorno che calcia il numero 4 giallo-nero, palla che termina così sul fondo. Roberto Ezzi ancora mette subito in movimento Ruggiu, adesso dall'onder la conclusione, si appoggia col corpo dall'onder, elude l'intervento del numero 11 Ugas. E supera così ancora Cossu sul primo palo. 2-1 per il Città di Sesto, finalmente si anima la sfida. Si anima, diciamo, la sfida, almeno a livello di gol, a livello di marcature. Ancora Ugas, il pallonetto, poi con l'attacco addirittura Ugas, poi cerca il pallone, lui che commette fallo sul numero 8 Casu, calcio di punizione, fallo numero 1 anche per la Leonardo. Adesso palla in profondità ancora dall'onder, lo scarico per Ruffini ancora verso dall'onder, il controllo però controlla male la sfera dall'onder, riparte Ugas, ancora Ugas sino in fondo, il tocco di Ugas, Roberto Ezzi ci mette una mano. Può ripartire ancora Ugas, viene fermato da dall'onder. Ancora palla dentro, De Murtas, Ugas, anzi Lai, rimane a terra, contatto con dall'onder. Ancora problemi per Alessio Lai. Penso il contatto, penso che dall'onder nel rimettere giù il piede abbia schiacciato quello di Alessio Lai. Al termine di questo incontro, Città di Sesto 2, Leonardo 1, il gol dopo 30 secondi della ripresa sblocca il risultato. Ozian con un sinistro classico dei suoi ad incrociare sotto l'incrocio dei pali opposta alla risposta di Michele Podda, ancora con la sinistro però sul primo palo rispetto alla posizione di Roberto Ezzi, poi il vantaggio un minuto dopo di dall'onder sfrutta la sua fisicità, sfrutta il suo corpo per fare perno su Ugas che lo lascia girare, la conclusione poi supera l'estremo difensore Cossu per il vantaggio della Città di Sesto. Ancora fuori laterale per la Leo, Tidu sul punto di battuta, ancora Cossu gioca corto per lo stesso Tidu, palla in parallela verso Ugas, c'è l'intervento di Casu, c'è il fallo commesso dal numero 8 bianco rosso blu, fallo numero 2. Ricordiamo che nel primo tempo la Leonardo ha usufruito e ha battuto un tiro libero dai 10 metri colpendo la traversa proprio con il numero 11 Jacopo Ugas. Jacopo Ugas, così come Alessio Lai, alla primissima esperienza nel futsal, nel calcio a 5. Adesso Tidu, palla calciata, c'è l'intervento ancora di Ruffine, diciamo palla calciata verso la porta difesa da Roberto Ezzi, l'intervento ancora di Ruffine, palla in fallo laterale, Tidu può allargare per Lai di prima intenzione, Lai ma sbaglia tutto.
sono. Adesso Ruffini palla dentro ancora per Ganzetti. Leonardo che in questa sfida si è presentata con il solo Davison come straniero in organico, siede in panchina. Davison che ha recuperato sabato scorso, ha giocato dopo qualche settimana di stop, è andato anche a segno nella sfida contro Merano. Adesso la conclusione ancora a Cossu. Adesso lancio lungo di De Murtas, non ci può arrivare Tidu, non ci può arrivare Lai. Riparte così subito il Città di Sesto, ancora con Soro. Il controllo, usa il fisico Soro, prova la conclusione, palla che termina sul fondo. Lai, il controllo, il tocco morbido. Intercettato ancora da Ganzetti in fuori laterale, 14 minuti e 33 secondi al termine di questa sfida. Città di Sesto sempre in vantaggio per 2-1. Adesso parte Lai, palla al piede, Ugas 1 contro 1 con Ruffine, le finte di Ugas, palla dalla parte opposta verso Poda che sbaglia il primo controllo, poi Tito di prima intenzione, c'è l'anticipo di Ganzetti, è lui che mantiene il posto palla. Adesso l'intervento ancora di Lai, riparte Tidu, il dribbling su Ruffino, ancora Tidu con il destro, vince una serie di rimpalli, poi la conclusione con il destro, con la punta, palla che termina di poco a lato. Adesso Ezzi rimette in gioco la sfera, ma Ganzetti sbaglia l'ennesimo controllo. Ancora un po' da lo scarico per Capitan Tidu, all'indietro per Cossi, lancio lungo per De Murtas, mette giù la sfera De Murtas, prestato da Casu e da Soro, ancora De Murtas col sinistro, palla che termina ancora sul fondo. Adesso Ganzetti di testa sul rilancio di Ezzi, può ripartire così Tidu. Cerca e trova nella linea mediana del campo Ugas che cerca di passare in mezzo a due giocatori, cosa molto complicata, viene fermato, riparte così il Città di Sesto con Soro. Rimessa in gioco e Tidu che affida il pallone ancora a Ugas, dopo i passi continui di Ugas che poi si ferma, può scaricare ancora lì dietro. Adesso De Murtas, le finte, Ugas sempre affrontato da Soro, sbaglia il controllo Ugas, palla che termina così sul fondo. Mentre mister Catta prepara un cambio, spazio ai tanti giovani, adesso Poda cerca di saltare Ruzzu col tunnel, ma Ruzzu lo ferma. Poi è ancora Ugas, la scivolata di Ganzetti. Lo scarico ancora per Capitan Tidu, De Murtas domestica anche questo pallone, la conclusione deviata poi da Ruzzu, ancora in calcio d'angolo. Palla fuori, Podda ancora con la sinistra, pallone sul fondo. Ezzi la rimessa in gioco, arriva poi l'intervento di Diego De Murtas in fuori laterale. Ancora giro palla per il Città di Sesto, Soro, c'è il tocco di De Murtas, va giù Soro, calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa. Sistema il pallone sul punto di battuta Angelo Casu.
Adesso Ruzzu, la conclusione con la destra ribattuta, ancora Ruzzu dall'onder, lo disturba Lai. Ruzzu allarga ancora per Kasu, palla in profondità ancora per Ruzzu, arriva a Kosu, arriva a Kosu che gli chiude la strada. Dentro anche il numero 6 Melis per la Leo. Adesso è Kasu che controlla con la testa. Classe 2001 Melis, così come Giuseppe Spano e anche Matteo Pugeddu. Giovani leve del settore giovanile della Leonardo. Adesso palla dentro ancora di Kasu verso Ruzzu. Palla deviata ancora in foro laterale, Ruzzu per Kasu, si libera solo, il controllo, palla in parallela in profondità ancora per Dall'Onder, arriva solo la conclusione con la destra ribattuta ancora da De Murtas. Ruzzu viene fermato da Tidu, poi lo stesso Ruzzu che mantiene però il posto palla. Ezzi verso Dall'Onder, poi Kasu la sponda ancora all'indietro per Dall'Onder, giro palla del Città di Sestu, palla in profondità per Kasu che può provare il sinistro, lo prova, palla che scivola via sul primo palo, controlla Kosu. Rimette in movimento Melis, il tocco per De Murtas, ancora palla giocata in profondità, c'è l'opposizione di Dall'Onder su De Murtas. Adesso Kosu, lancio lungo verso Lai che fa la sponda di testa, arriva ancora Melis che però perde il contrasto contro Dall'Onder che riparte. Ruzzu, arriva Soro, palla tra le linee ancora per Ruzzu, dalla parte opposta c'è Kasu, Dall'Onder per Soro, la conclusione ribattuta, poi c'è il fallo su Lai, c'è il calcio di punizione numero 3 fischiato ai danni del Città di Sestu, sono due quelli della Leo, ancora Tidu. Fuori Kasu, dentro capitano Ruffine. Si aspetta per la ripresa del gioco. Palla restituita da Dall'Onder alla Leonardo, adesso Kosu con le mani. Melis viene anticipato da Ezzi di testa. De Murtas, Tidu, la conclusione, c'è il gol, la deviazione della barriera a due composta da Ruzzu e da Soro. Mandano a vuoto l'intervento di Roberto Ezzi, c'è il gol di Capitan Tidu. Tutto da rifare per la formazione padrona di casa. Adesso ancora gara in parità, adesso Ezzi esce dalla propria area di rigore, palla giocata per Ruzzu dalla parte opposta verso Ruffine, c'è Dall'Onder, ancora Ruffine, Dall'Onder, la palla messa verso il secondo palo, c'è l'intervento di Kosu, poi libera Lai, le finte di Ruzzu con la sinistra. Ruzzu, prova la conclusione, palla ribattuta ancora in foro laterale, è lo stesso Ruzzu all'indietro per capitano Ruffine, l'imbucata intercettata, poi c'è la spinta di Dall'Onder su De Murtas e arriva anche il giallo per Dall'Onder.
Lai, pallone giocato in profondità, Ruffina in anticipo su De Murtas, ancora De Murtas che rientra, poi Tidu mantiene il posto palla, pressing altissimo adesso della Città di Sesto, ancora De Murtas di testa, poi pallone che arriva tra i piedi di Ozian, dall'onda arriva Ozian al rimorchio, scarica dalla parte opposta per Ruffina, ancora Ruffina, la conclusione del capitano rossoblu con il sinistro, palla deviata da Cossu sul palo, si ripartirà ancora con un fallo laterale, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di questo secondo tempo, ancora Ruffine, Ozian scarica per Ruzzu, palla dentro per Dall'Onder, pallone troppo largo, Cossu rimette in gioco, Poda, il pallone giocato da Poda in profondità per non correre ulteriori rischi, ancora Ozian, pallone centrale per Dall'Onder, si gira Dall'Onder, contrastato questa volta da Lai che non gli dà l'appoggio del corpo, la deviazione ancora di Lai in calcio d'angolo, Ruffine palla dentro Dall'Onder per Ozian, palla ancora ribattuta in fallo laterale, già rimessa in gioco da Ruzzu, Ruffina allarga per Ozian, le finte uno contro uno con l'altro numero 10, vale a dire Tidu, ancora Ozian che riceve da Dall'Onder, movimento di Ruzzu che si è spostato sull'out di destra per ricevere il pallone, ancora Dall'Onder spalla alla porta, lo ferma ancora il numero 9 Lai, Ozian in bucata, intercettata ancora da Poda, ancora Ozian per capitan Ruffine, palla dentro, ancora Dall'Onder, spalla la porta, si gira Dall'Onder, la scarica per Ruzzu, arriva il gol del 3-2, targato Giacomo Ruzzu al minuto numero 11:30 di questa ripresa. Ancora Tidu, adesso la giocata di Poda che viene fermato Dall'Onder e fa carambolare la sfera sullo stesso Michele Poda, l'ultimo tocco è il suo, fa laterale già rimesso in gioco da Ozian, Ruffine palla dentro ancora per Dall'Onder, sempre spalle alla porta, ancora Ruffine, si allunga il pallone prestato da Ugas, ma Ruffine riesce a toccare la palla prima del diretto avversario, adesso c'è il fallo di Ugas, fallo numero 3, potrebbe provare Ruggiu col suo sinistro, vediamo se inquadra la porta, ma c'è anche Ozian, la finta di Ozian, a parte Ruggiu che scarica questa volta su Ozian che calcia con la destro, palla ribattuta ancora Tidu, mette giù la sfera, parte lui in profondità, Ruffine controlla il pallone, anticipa anche il suo portiere nonostante gli avesse chiamato la sfera, la tranquillità, le capacità di Eder Ruffine sono disarmanti molto spesso, giocatore come detto più volte e non ho sicuramente paura di essere smentito, ah, ecco qua con la sinistra la mette lì dove nessuno può arrivare, come vi stavo dicendo le qualità di Eder Ruffine, un giocatore intramontabile, nessuno me lo toglie dalla testa, forse ha fatto una carriera inferiore a quello che avrebbe meritato per soprattutto a livello di Serie A che l'ha vissuta sia con la Cagliari Calcio a 5 ma anche con la Città di Sesto, ma avrebbe effettivamente potuto fare molto ma molto di più, e no, quando dico che avrebbe potuto fare molto ma molto di più non parlo certo per questioni sue personali, nel senso non dico che assolutamente che non si sia impegnato, che non abbia giocato a certi livelli, ha sempre giocato ad altissimi livelli, ha sempre dato il 100%, è sempre stata una persona straordinaria dentro e fuori dal campo, effettivamente ha fatto qualche volta ha fatto delle scelte
che lo hanno portato a rimettersi spesso in discussione, scendendo anche di categoria e riportando comunque le proprie squadre sempre ad altissimi livelli. Ancora a Ruffine, adesso Ruggiu dentro per Ozian con l'attacco, la giocata poi adesso Tidu, il pallonetto verso Ugas, lo scarico per Poda con la sinistra, palla sul primo palo. Palla deviata, ancora in calcio d'angolo. Un po' da sul punto di battuta, il pallonetto verso l'estremo difensore Kosu, scarica per Ugas. Adesso De Murtas, 4-2 il risultato in favore del Città di Sestu a 6 minuti e 33 secondi dal termine di questa sfida, e lo ricordiamo vale per la terza giornata della Coppa Italia nel raggruppamento. Raggruppamento numero 2, dove erano impegnate Città di Sestu, Leonardo e Ossi. La formazione di Mario Mura sta conducendo per 4-2 contro la Leonardo di mister Luca Catta. Adesso il pallonetto ancora a Ruggiu col sinistro, neanche questa volta inquadra la porta, palla che termina sul fondo e arriva il time out chiesto dal tecnico Luca Catta. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di primo ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Si rientra in campo al mio fianco sempre Mattia Bullita. Mattia, abbiamo vissuto un primo tempo avaro di gol, non di spettacolo, di occasioni. La ripresa è iniziata subito con la fiammata, con il gol dopo 30 secondi di Ozian, poi l'1-2 Poda dall'under, e adesso siamo 4-2 per il Città di Sestu. Divertimento ma anche gol. Una bella partita assolutamente, bravi anche i ragazzi di Luca Catta sicuramente, nonostante almeno sulla carta la qualità, perlomeno i motivi tecnici e tattici possono essere inferiori, però ci hanno messo grande grinta, grande personalità e hanno reso una partita abbastanza divertente. Il Città di Sestu ha fatto la sua partita giustamente per vincere, cercando soprattutto di far ruotare il più possibile tutti gli elementi a disposizione, e penso che da questa partita il mister, oltre alla qualificazione, otterrà anche i risultati e le risposte che stava cercando. Ancora Ruggiu con la sinistra fuori, ancora la conclusione del numero 17 rosso-blu. 5 minuti 30 secondi al termine di questa sfida, 4-2 il risultato. Le due formazioni sono gravate entrambe di 4 falli. Adesso Ugas mantiene il posto palla, non riesce a superare Ozian e Ruffine. Ancora Ugas per De Murtas, pallone dentro giocato da De Murtas, l'ultimo tocco è quello di capitan Ruffine, ancora in fa laterale. Poda col sinistro, Ganzetti si oppone, adesso fuori là, dentro di nuovo Marco Tidu, ancora Poda, questa volta la mette nello specchio della porta. Roberto Ezzi con tranquillità appostato sul primo palo, spedisce ancora in calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo battuto questa volta forte verso la porta difesa da Ezzi. C'è la deviazione di Luca Ruggiu, poi la conclusione ancora di Poda, poi arriva Ugas che però viene anticipato e viene fermato da Ganzetti, mantiene il posto palla Ganzetti, c'è il pressing di Murtas. Ruffine
sull'audi destra, palla dentro per Ganzetti, arriva in sovrapposizione Ozian. Ganzetti prova la conclusione, pallone che arriva ancora tra i piedi di Capitan Ruffine, la piazza Ruffine, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo. Ruffine dentro per Ruggiu, a botta sicura, ma non riesce a mettere nel proprio mirino la porta di Cossu, palla che termina ancora in rimessa dal fondo. Adesso De Murtas, arriva Cossu che anticipa lo stesso De Murtas, palla spedita lontano dal numero 12 giallonero. Ganzetti di prima intenzione, Poda non riesce a deviare la palla, c'è la conclusione ancora di Ruggiu che sembra avere un conto aperto con Cossu in questa ripresa, ma per adesso Ruggiu non è ancora riuscito ad inquadrare lo specchio della porta come in questa occasione. Polveri bagnate per il sinistro preciso e potente di Luca Ruggiu in questa gara. Luca Ruggiu autore di 2 gol in questo campionato. Luca Ruggiu che domani festeggerà comunque il suo compleanno, classe 1989. Ancora Ruffine con la destra, questa volta c'è la deviazione di Lai, calcio d'angolo fuori Ugas, dentro ancora il numero 6 Melis. La conclusione di Ozian deviata da De Murtas, Ruffine ancora sul punto di battuta, si libera Ruggiu ancora con la sinistro, questa volta è ancora più alta la conclusione del numero 17 rossoblu, palla che termina addirittura in tribuna. Si riparte ancora Cossu, giro palla della Leonardo con Tidu, posizione centrale, scarica su De Murtas, Melis, ancora De Murtas, palla giocata in profondità verso Lai, il controllo col petto, mette giù la sfera Lai, la scarica con il passaggio all'indietro per Capitan Tidu, De Murtas il controllo, ancora Tidu. Possesso palla per la Leo, ma nella propria metà campo. Adesso Lai per Tidu, lo scambio ancora per Lai, è lui che penetra, palla al piede, viene fermato da Ganzetti, c'è il fallo numero 5 fischiato ai danni della Leonardo. Adesso fuori Melis, dentro Michele Poda, andrà lui alla conclusione col sinistro. Discute Ganzetti con il direttore di gara, il signor Carlo Casu della sezione di Sassari. Fuori Ganzetti, dentro dall'Onder. Poda sul punto di battuta, parte Poda con la sinistra, pallone potente che termina al lato da porta difesa da Roberto Ezzi, pallone sul fondo, dentro ancora Melis, fuori Poda, ancora Ezzi, gioca corto per Ruffine. Dall'Onder esce dalla zona offensiva dell'attacco della Città di Sestu, viene in mezzo a giocare il pallone, adesso la sponda per Ruffine che gioca di prima intenzione in profondità, palla recuperata comunque da Cossu, ancora Melis, scarica per Lai verso De Murtas, di prima intenzione ancora a cercare l'offensiva del numero 5 Spano.
Adesso 2-2001 in campo per la Leonardo, vale a dire Spano e Melis. Spano in marcatura su Ruffine. Ancora Cruggiu, Ruffine riceve da solo, ancora dall'Onder, spalla alla porta, si gira dall'Onder, colpisce ancora il palo alla destra dell'estremo difensore Kosu. Il controllo anche del numero 3 Matteo Pugedu, quindi 3-2001 contemporaneamente in campo in questi ultimi 2 minuti e 10 secondi per il tecnico Luca Cata. Ruggiu, giro palla ancora con Soro, adesso Casu apre ancora verso Ruggiu, movimento di dall'Onder, lo scarico per Stefano Soro, il controllo, il tocco per Casu, ancora dall'Onder, l'imbucata per Soro che si gira col destro, palla deviata ancora da Kosu in calcio d'angolo. Dall'Onder con la sinistro, si abbassa addirittura Ruggiu. Sinistro potente ma che termina ancora sul fondo. Luca Ruggiu chiama lo schema, movimento. Questa volta va Soro alla conclusione. Conclusione di Soro non è molto differente da quelle precedenti di alcuni giocatori della città di Sestu. Ancora giro palla per la Leo con Pugedu. Lai insieme alla banda dei 2001. Melis per Pugedu, ancora Pugedu dentro per Melis. Il dribbling di Melis tentato viene fermato dal numero 4 Cadoni. Ancora Pugedu, lo scarico per Melis che sembra quello più spregiudicato dei 3-2001, quello probabilmente anche più bravo probabilmente tecnicamente, al quale è stata data più fiducia da parte del mister Luca Cata, un minutaggio più alto rispetto ai due compagni di squadra. Fa laterale, pallone giocato dentro, ottiene il massimo ottenibile il numero 3 Matteo Pugedu, calcio d'angolo. Anzi, fallo laterale, ma è come se fosse un calcio angolo, palla fuori, Lai, il controllo, prova il destro Lai, pallone che termina ancora sul fondo, ultimi 46 secondi di questa sfida. Casu verso Ruggiu. Ancora possesso palla della città di Sestu, che sta controllando ovviamente anche il cronometro per portare a casa questa vittoria, che vuol dire il pass per il raggruppamento successivo per la Coppa Italia. Adesso il pallonetto ancora di Melis, pallone recuperata da Ruggiu, lo recupera Pugedu. 6 secondi al termine. Termina qui l'incontro tra il Città di Sestu e la Leonardo con la vittoria per 4-2 della formazione padrone di casa grazie ai gol messi a segno da Ozian dopo 30 secondi della ripresa. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso con il risultato di 0-0. Dopo 30 secondi apre le danze Ozian con il sinistro che finisce sotto l'incrocio dei pali della porta, difesa da Claudio Kosu. Il pareggio di Podda al secondo minuto, dopo un minuto dall'Onder riporta in avanti la sua formazione. Tidu trova il pareggio dopo 9 minuti e 30, quindi fissa il risultato sul 2-2.
partita sbloccata dall'avvantaggio all'undicesimo e 30 secondi di Giacomo Ruzzu e poi la chiude Capitan Ruffine un minuto dopo con il 4-2 definitivo. Dalla Paladante di Sesto è tutto per questa diretta, per questa terza giornata della Coppa Italia. Ad Alessandro Carta un ringraziamento anche da Mattia Bullita che mi ha affiancato in questa telecronaca, Andrea Farris per la parte tecnica, poi in settimana naturalmente troverete l'intera partita, troverete gli highlights e troverete anche le interviste del post partita. Ancora un ringraziamento da Alessandro Carta e buona serata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.